Quanti spettatori siamo? Siamo troppi. Sta qua ha portato Zlatan, ragazzi. Ecco perché è qui con noi Zlatan. Federico Marconi è il tuo nome? No, è il cognome. Federico Marconi, tutto insieme il cognome. Però, signori, a questo punto iniziamo. Quindi salve a tutti quelli che ci stanno guardando. Adesso partiamo al mercato con il Leicester. Purtroppo là ci sono stati, come vedete, dei problemi, però adesso abbiamo risolto più o meno. La qualità non sarà al massimo, però facciamoci bastare questa, è la mia prima live su YouTube, quindi speriamo che vada nel modo migliore. Nel dubbio, allora, Zlatan, partiamo un attimo a parlare di questo. Cominciamo a parlare di questo episodio, che è il 12° della carriera. Tu sei stato qui con noi qualche episodio fa. L'8 e il 9, non sbaglio. L'8 e il 9, bravissimo. Che poi per noi sono stati l'8 e l'8. Il problema, se posso dire la mia, vai, ci serve. Poco esperto di calcio. Serve un pochino di qualità al centrocampo, perché noi abbiamo due africani, se possiamo dirlo, molto forti fisicamente ma un po' meno tecnicamente. Non ho detto niente, ragazzi. È africano, cioè, come dici, due europei. A me ha fatto ridere lui, perché cominciava a ridere. Non là c'è scritto grey, ma se è nero grey, no, è grigio. Grigio. Non male. Leandro Paredes c'è tanta roba, perché è qualità e anche ignoranza. È un criminale, è bravo tatticamente e poi è da Roma. Saluti, proviamo Paredes. Paredes mi piace molto. Proviamo Paredes. Allora, proviamo intanto a chiedere informazioni, a vedere un po', perché magari se poi ci chiedono tantissimo, penso faccia il titolare a Roma. Portarci due timpani, abbassa il volume. Cioè. Zuma, proviamo un Zuma. Zuma, ma che tipo di giocatore mi serve? Quello vogliamo. Allora, vedere. Che tipo di giocatore mi serve? Sicuramente in difesa mi serve un giocatore veloce. Giocatore rapido. Rapido in difesa. Stesso momento, porta di destra fisicamente. Volendo sì, però anche con i piedi? Allora prendiamo Roberto Carlos. No, cioè, perché se anche con i piedi, veloce, forte fisicamente, negro, mettiamocelo. Ronaldinho. Koulibaly. Ma Koulibaly. Koulibaly, ragazzi, ecco, qualcuno l'ha scritto adesso in questo momento. Grande elemento. Come l'ha scritto, vogliamo dire. Koulibaly. Koulibaly, no, l'Y. Allora io non commento perché non so manco io niente di calcio. Però. Se vogliamo mettere uno che comunque ci mette sempre o cuore. O cuore. Pensavo dicessi Koulibaly perché gioca a Napoli. Vai, e quindi ho cuore. A questo punto, allora, abbiamo cercato un centrocampista. Lui ride a caso. Abbiamo cercato un centrocampista. Abbiamo cercato dei centrali di difesa. Chi possiamo cercare a questo punto? Perché in realtà in questo momento proprio non mi vengono nomi. E non mettere in forma il giocatore. Il problema. Ci siamo noi, ti aiutiamo. È quella la cosa. Se perché tu ci dici cosa stai pensando, a chi stai pensando, con quali qualità, ci sono anche i nostri amici a casa. Bravissimo. Ma io direi va bene pure così, guarda. A me piace per esempio uno Shawcross, che però non so quanto è veloce. Conosce il campionato inglese, non è un top, però ma noi cercavamo qualità a centrocampo, non so quanto possa venire, ce lo consiglia qui Leo YouTube. Tielemans, vabbè. Tielemans è un classico in realtà, nel senso che sì, però è anche però molto da Leicester. Esatto. Perché è cioè un giovane che deve entrare nel calcio che conta. Leicester fa la Champions League, si è qualificata come prima nel girone. A me l'impressione che ha dato il Leicester nella prima parte di stagione, senza essere troppo scontati. Ascoltate, ragazzi, perché dovete consigliare. E allora, ragazzi, secondo le sue lo dico a voglie. Tutti: l'impressione che ha dato a me il Leicester nella prima parte di stagione è stata non avere quel jolly che entrasse dalla panchina e almeno io potessi avere l'impressione che potesse risolvere un po' la partita. Non dico un Ibrahimovic della situazione che entra e ti fa gol, ma comunque che possa dare una mano. Spesso ho visto la squadra un po' corta da questo punto di vista. Non so se sono stato abbastanza chiaro, comunque. Quindi comunque un giocatore che qua ti dà una soluzione offensiva e è una spina nel fianco per gli avversari. Perché? Forse siamo in giga liberi. Cercando, abbiamo già fatto Scala, cosa hai calcolo 22? Ma quanti soldi hai? Non so, è solo un milione. Stai sotto i 50 milioni. Un'ottima gestione finanziaria. Allora, e lui c'ha tutti questi giocatori. C'hai uno da 19 milioni, ma buttano in decesso. Metti sempre per quello, così vedi. Drink water, ma che te. Tu non sei può chiamare, bevi l'acqua. Ma perché c'è stanno in Italia? Acqua fresca, quell'altro. Fresh water. Drink water. Posso dire una cosa, infatti. Schmeichel, due portieri di alto livello. Schmeichel, come ho chiamato. Per poter fare un po' di cassa, diamo via un portiere, magari ne prendiamo un altro che faccia il secondo, tipo Gianluca Curci. Che... vabbè, sto giocando però. Ma noi è. Però così. Come vuoi, io sto suggerendo, poi lei è no, sì, è una. Per esempio un Benaluane, se vuoi prendere un difensore. Sì, Benaluane è sicuramente un difensore che non rientra nei nostri. Quindi Paredes, 14 milioni, sembra troppo, 28 milioni, sembra troppo, 24 milioni, vabbè, ovviamente è tutto troppo.
Però intanto leggiamo 300 spettatori. 300 spettatori, credimi, ragazzi, ci vogliate tanto bene, ci vogliate. Dove sta 301. Il bug di YouTube, 301 views. 301, ragazzi, siete bloccato così. 301, fantastico. Allora. Ma adesso Quadrato. 12 milioni. Ti consigliano Quadrato, il Jolly è Iheanacho. Iheanacho. Però Iheanacho tu andresti a da scambiare con Slimani. Iheanacho, a parte Zlatan, che ovviamente ha un amore platonico per Iheanacho. Per Iheanacho. Detto questo, allora proviamo i prestiti, perché magari il Chelsea, esatto, infatti la cosa che ti volevo dire io, guarda il ruolo squadra, se non è giocatore chiave o giocatore importante può essere lui è giocatore del turnover, un prestito, ragazzi, è importante anche il movimento delle mani, no. Prima così e per lui è andato. Poi Paredes, giocatore per il turnover anche lui, attenzione, perché Paredes prestito un diritto di riscatto, bravissimo, prestito un diritto di riscatto, è quello che volevo dire io, in modo che ovviamente se fa giocatore per il turnover possiamo anche comprarlo. Io farei 15 milioni, 15 milioni tondi, abbiamo sempre un bonus qui, un anno, ok, vogliato assegnare assolutamente. E poi che altro? E poi vediamo il nostro Tielemans, che è il vice Paredes o il contrario, però lui fa il giocatore chiave e naturalmente non è nessuno da scambiare a centrocampo che vuoi privarti magari. Penso abbastanza interessante, no? Vediamo. Non ci abbiamo nulla? Mendy lo teniamo. Mendy fondamentale. Amarty, fa il suo, anche se... Non fa il terzino, non fa il difensore centrale, non fa il centrocampista, non fa il centrocampista. Puntalista, può fare tutto. Può fare pure di caffè. Drink water. Bevi l'acqua. Però Danny... Allora, un valore sentimentale. Certo, tra i tre è quello che sacrificherei per motivi... Calcistici. No, ma comunque noi a centrocampo i giocatori, cioè, guarda quanti abbiamo possibili titolari, centrocampo a tre. Ma infatti al massimo ti fa scambio di caratteristiche. Allora, Namparis Mendy, Daniel Amarty, Danny Drinkwater e poi guarda qui, Zlatko Junuzovic. Ciò vuol dire che anche Capucca volendo può fare il centrocampista centrale, soprattutto con questo modulo nuovo che abbiamo. Quindi un centrocampista che magari costa, possiamo anche sacrificarlo, è quello il discorso. Se io devo guardare a prestazioni, non sono neanche sicuro, perché Mendy è uno che ha dato tantissimo all'inizio stagione. Amarty è partito molto bene, ultimamente sta facendo molta fatica e negli ultimi episodi probabilmente l'ho anche sottolineata questa cosa. Infatti è quello che sta, tra virgolette, meno simpatico tra questi qui. Drinkwater, valore sentimentale. Drinkwater invece è partito male, poi ha fatto bene. Intanto vediamo... Io però fa una follia. Intanto lui ha preso il pallone dell'europeo, fantastico. Ragazzi, questo gli ho dato io firmato. Fantastico. Quando sono uscito Casper. L'ho preso da Cisalpa. Quando sono uscito Casper. L'ho preso da Cisalpa. Ho fatto questo e te l'ho perfetto, cazzo. Io faccio una follia. Il trofeo, ma ha vinto un pallone. La faccio una follia. Una follia, dai. Non accetteranno mai. Amarty più 4 milioni che non per Dio di Tielemans. Dai 4 milioni, ce l'hai. Non ce l'ho. Fidati di me. Vai, basta offerta. Devi bleffare. Vai. E puoi permetterti questo giocatore, ma dicendo vuoi farlo come sì. Ragazzi, devo insegnare ancora cose di FIFA a Fede. Cioè. Vabbè, ma quest'anno è cambiato, sennò pazzesco. Mi dicevi mai i soldi, punto e basta. Schmeichel, attenzione! Colpo di scena! Vorrei lasciare la squadra. Volevo che fosse la prima persona a sapere che ho deciso di andarmene. Sa che non mi trovo bene qui. L'aveva detto. Colpa sua. L'aveva detto. E ci tengo a dire colpo che lo rispetto di molto come scena. Schmeichel, l'ultimo colpo di Schmeichel, ce lo ricordiamo tutti, quello con West Ham. A parte Sala, che forse non l'ha visto. Ma... fatto un qualcosa di... Oh no, ha fatto una cosa pazzesca. Sto coglione. E quindi, ragazzi, lo dicevi prima tu, neanche a farla apposta. Hai visto? Zlatan, amica, si chiama così a buffo, ragazzi. Buongiorno, mister. Quello che ti ha scritto per te. Ragazzi. Il capellone. Mettiamo in... assolutamente. Anzi, uno vende. Sfrutta questa occasione di Schmeichel, lo vendo. Ma aspetta, magari arrivano offerte alte. Che lui vuole andare via. Quindi non lo metto sul mercato? No. Possono arrivare offerte tranquillamente? Se no, si abbassano. Ah, ok. Voi che dite? Voi che dite, ragazzi? Diteci la vostra, tanto intanto dobbiamo giocare la partita, quindi nel frattempo Lollo leggerà i commenti. Ventesima giornata di campionato in diretta dal Riverside Stadium, Middlesbrough contro Leicester City. Buon pomeriggio da Federico Marconi. E tu di Zlatan. Ma anche Lollo Giampaolo, che è la nostra mascotte di oggi. Lui farà uscite brutte, strane e malvagie ogni tanto. Comunque andiamo a leggere la classifica, molto poco tenera per il Leicester. Dopo il girone d'andata, ma vogliamo onorare il giro di ritorno. Fare benissimo, almeno questo è quello che auspichiamo noi. E poi vedremo cosa succederà alla fine. Ora il cross dalla destra, la prende di testa Hernandez, di testa e non di mano, questo è importante. Stavolta gli è riuscito l'intervento.
Allora, vuole ripartire il contropiede Leicester con Marez, che aveva visto un buco interessante per servire Keita Balde. Poi la palla ce l'ha Vardy, che chiama avanti anche Schlupp a sinistra. Col mancino molto bene dalle parti del terzino. Al centro c'è Keita. Anzi, è Mendy! Paris Mendy! Fa 1-0! Il cammino dell'Leicester ricomincia dal numero 24. E alla, avanti le Foxes nello stadio della Middlesbrough. Riverside Stadium. Fantastico. Questo significa live. Nessun taglio. E allora 1-0, Rudy, commentaci questa azione. Sì, è inutile che commentate come si dice in inglese, perché tanto il nostro Federico Marconi ha tutti i termini suoi e le sue opere. Perché le Foxes diventano Foxes, il Middlesbrough diventa Middlesbrough, anche perché non so come lo dice. E è pazzesco, però va bene. L'importante è che siamo in vantaggio. Ora Schlupp dal fondo, finta il cross e porta a casa calcio d'angolo. L'ha toccata Bernardo. Quindi corner per le Foxes col sinistro di Mares. Secondo pallo, la prende Amarty. Salva sulla linea Bernardo. Può insistere il Leicester perché sta arrivando Lucas Hernandez. Facendo una buona partita oggi. Mendy. Amarty di prima, dentro il pallone per Vardy. Gemi! Il raddoppio di Vardy, 2-0. Qui abbiamo visto una splendida azione, l'inserimento di Jamie Vardy, cioè Amarty sugli scudi, entra in tutte le azioni più importanti, guardatelo. Qui l'ha messo in porta, Vardy dal dischetto di rigore, un calcio di rigore in movimento per Vardy. Ma con il collo esterno non può farci nulla il portiere Victor Valdés, che aveva vinto sì 3 Champions League nella sua carriera, ma adesso si deve inchinare. Ma soprattutto davanti, va detto, Valdés è un portiere sicuramente non scarso, ma che io non ho mai ammirato particolarmente, perché secondo me va bene tutto, forte lui, ma davanti aveva 10... giocatori altrettanto, se non più forti, e quindi secondo me ogni grande squadra, il Barcellona all'epoca, adesso giusto per parlare di una cosa completamente fuori tema, più o meno a volte, soprattutto negli ultimi anni, aveva un po' un anello debole in Valdés, no, in alcune partite. Casillas invece ne vogliamo parlare. Casillas, ma sono d'accordo con te, Casillas, è chiaro che questi sono portieri, adesso non fraintendeteci, per carità, forti, ma sopravvalutati perché giocano in squadre pazzesche. È inutile dirlo, i portieri più forti ce l'abbiamo in Italia, punto. Finisce qui, ha vinto il Leicester, 2-0, la risolve nel primo tempo, la squadra di Marconi. Acqua in faccia. Stavo leggendo. Is the new Coppa in faccia. Fantasticamente incredibile. Vardy non segna, ma gioca bene, gioca bene il Leicester di Marconi, Zlatan. Adesso, tornando seri, è importante questa vittoria. Ha visto una partita. Tornando seri, ho detto tornando seri. Tornando seri, il Leicester è davvero un'ottima squadra. No, sono sicuramente molto soddisfatto da parte di questo Leicester, perché ha fatto una partita pazzesca, non ha concesso nulla agli avversari. Se non ti interrompo solo per salutare Alessandro De Santis, che ha seguito tutta la carriera con la Roma. Un bacione, Ale. Ti credo, ti chiami come giocatore della Roma, comunque. E stavo dicendo che ha davvero espresso un ottimo calcio dal primo all'85esimo, ha creato tanto, non ha concesso nulla agli avversari, quindi può essere sicuramente soddisfatto Federico Marconi. Allora, prima della partita abbiamo detto... aspettiamo a mettere in vendita Schmeichel. Dopo la partita, offerta per Schmeichel. Raga, potete soltanto che no, vi voglio bene, giallo. E quindi, Casper, attenzione al Chelsea, gli chiediamo pure la vita. 35. 35? Anche se loro gli danno 40, ma non li ascoltate, che non capiscono un cazzo. No. Vi voglio bene, ragazzi, disiscrivetevi dal mio canale. 35. Il Chelsea, poi, non me l'aspettavo il Chelsea. Certo che però è una diretta concorrente, avrei chiesto di più per questo. Non hanno accettato per Paredes, l'Anderlecht ha accettato Tielemans più 4 milioni. Cioè, Amarty più 4 milioni. Ragazzi, tanto mi stavo chiamando, lì siamo. Voi cosa adesso dite? Adesso io. Pronto? Ciao bello. Pronto, incredibile, diretta. A posto? Sì, tu. Ah, benissimo. Senti una cosa, dato che ci siamo, qui fresca è arrivata un'offerta, l'Anderlecht ha accettato una contropartita, ovvero ci darebbero Tielemans con una contropartita tecnica che sarebbe Amarty. Sì. Tu che faresti? Io accetterei, anche perché sì, Tielemans potrebbe dare qualche al centrocampo. Siamo visti a cosa, anche perché Tielemans comunque è un giocatore di molta classe, eccetera. Amarty, per carità, è un buon giocatore, ma tra quelli che abbiamo a centrocampo potremmo sacrificarlo. Quindi io sceglierei Tielemans. Perfetto. Allora, ragazzi, intanto voi seguite me, che loro fanno cose. Allora, abbiamo due offerte di mercato, per Gray e per Barnes. Per Gray, Real Madrid. Addirittura Real Madrid per Gray?
Adesso ovviamente, ragazzi, ha fatto tutto il macelletto. Io dico come inoccupata. Non lo so, aspetta. Allora, per Gray, ok che non è Messi e quindi non possiamo chiedere cifre eclatanti, però sui 5 milioni lo chiederei, eh. Che dici? Sì, almeno 5 milioni per forza. Ma io anche 6. 6 milioni tondi. 6 tondi. 6 tondi, dai. O tutto o niente. 6 tondi e poi prestito per un anno, Barnes, va bene. Devo andare quando vuoi, Barnes. Pure 3 anni. Tanto voglio dire. E quindi, giocatore in prestito, lui è andato, offerte ok. Allora, per Zuma non hanno accettato il prestito. Non hanno accettato il prestito. E perché? Problema questo. Comunque, offerta... 35 milioni per Kasper Schmeichel. Taglio così. Milioni con la GL. Ups, che faccio? Allora, no, intanto mi dovete dare almeno quanto vale lui. E dato che siete stronzi, vi chiedo 5 milioni. Almeno 5 milioni. Eh no, mi hanno offerto quello di meno, ma te pare. Mica stiamo a fare gnocchi. Perché qua è vecchio e molto scontento. Però Martina Basile vuole che le chiamiamo e ci dà un numero in meno. Comunque il Napoli ovviamente non accetta Koulibaly. Avevo provato una disperata offerta. Però se arrivano i soldi di Schmeichel, cosa sai fare? Pensare? Ci possiamo pensare. Così come possiamo pensare a Zuma. Se arrivano i soldi, certo, di Schmeichel. Io punterei proprio Zuma perché comunque è scontento, gioca poco. Scontento magari no, però comunque gioca poco. Ed è un giocatore molto interessante. Adesso andiamo a giocare, però. Emirates FA Cup. Bella sta grafica dell'FA Cup, comunque. Bella, sì. Il Leicester vuole arrivare fino in fondo in questa competizione. Perché comunque nelle coppe il Leicester sta facendo bene. A parte nella Capital World Cup. Siamo usciti subito con il West Ham. Ma il West Ham e Leicester hanno una storia a parte che poi racconteremo. La Champions League comunque sta favorendo il Leicester, almeno per ora. Poi la ritroveremo a febbraio. Questo c'è, cioè, quelli grigi ancora gioca a pallone. Ma comunque buon pomeriggio. Posso fare? Io adesso Wood cerca il tocco per Mendy. Ancora Wood cerca uno spazio con Junuzovic. Si gira Capucca in area al destro. Cazzo, andata a piazza. Attenzione, è arrivato qui il pallone di così. Dove cazzo ha calciato? Ha pure cambiato colore. I fan richiedono Fai Marianella. Lo richiedono i fan. Devi essere serio, però. Cioè, io faccio Marianella e tu fai finta di niente. Sì, il tipo cazzo ridi. Sì. Va bene? Se ridi. Però devi far pensare te pure te, non ride manco te. Deve essere una cosa seria, vai. Meglio del Marianella reale. Il calciatore irlandese l'appoggio adesso, però, è per Mendy. Che si gira dietro da Capucca. Oh, no. Incredibile la parata di Eton. Adesso Gudmundsson. Terza occasione clamorosa, vince. Spinge il Leicester, pallone dentro da Mendy. Ancora a cercare Capucca, che si gira, inserimento di Mendy. Mendy! C'è il gol del Leicester, che passa con la palla. Mendy! Grande, col dub Mendy. Poi qua entra Marchegiani che fa. E sì, è vero Fabio, una grandissima azione. Il portiere non poteva davvero nulla. Bel gol. Adesso partita agli sgoccioli, Slimani tocca, peccato che non è Ibra. Sì! E la partita finisce! 1-0! Ragazzi, molto... è di misura il risultato, però il Leicester ha giocato una gran partita. Davvero. Di misura, e sono comunque contento, perché? Perché questa squadra non l'avevamo battuta in campionato. No, okay, io che adesso... devo dire, che cos'era? La sedicesima, che cos'era? Penso gli ottavi, non lo so, adesso... È non importante. So. Sicuramente è importante andare avanti in FA Cup. Adesso rivediamo un po'. FA Cup è un trofeo sicuramente molto prestigioso, quindi assolutamente bisogna assolutamente andare avanti, però non credo che siano gli no, ottavi. No, gli ottavi no, sono troppe squadre, forse i sedicesimi. Sì, ma pure i trentaduesimi. Millwall, Wimbledon. Attenzione, c'è Marconi in azione, attenzione. Signori, posso dirvi una cosa? Il Leicester contro il Chelsea all'andata doveva vincere. L'episodio si chiama un furto, perché effettivamente l'ho visto anche lui, una cosa clamorosa. E io ho promesso al Chelsea che gliel'avrei fatta magari a ritorno, perché si gioca al King Power Stadium. E quindi, attenzione. Perché ci sarà un ambiente molto caldo, ragazzi. Attenzione. Un ambiente molto L'ambiente caldo. Sarà veramente proprio, li aspettiamo così. Questa partita chi la farà? Rudy Zlatan. Questa partita torna alla telecronaca importante. Intanto, Salutiamo Lorenzo. Ha accettato Tielemans. Oh my god! Prima del Chelsea! Oh my god! È tutto vero! Non ci abbiamo più una lira! Anche perché ancora abbiamo Mendy Schmeichel. Tra l'altro forse al Chelsea. Vabbè sì. Io, cioè, se loro sono d'accordo e te sei d'accordo... Lo prendiamo? Sì. Che numero gli do? A Tielemans? Secondo me il 16 di Danielino. Il 16? Di Danielino De Rossi. Allora resta col 16.
Perché già ce l'aveva. Sì. Sì. Allora, adesso che come ci muoviamo? Siamo momentaneamente senza soldi, dobbiamo per forza aspettare il censo. Prego, Cico. Vabbè, aspettiamo. Allora. Torno subito. Ragazzi, torno subito. Offerta per Luis Hernandez. Luis Hernandez va tenuto, tanto l'hanno lasciato solo. E allora, Luis Hernandez alla Sampdoria. Eh no, perché abbiamo già venduto un altro difensore. O comunque no, però dobbiamo venderlo. Un altro difensore. Eh no, Hernandez no, signori. A meno che però non andiamo a prendere qualcun altro. Quello è il discorso. Dipende. Io faccio una controfferta che raramente accetteranno, ma se l'accettano è importante. Io faccio... Offerta di... Controfferta di 20 milioni di tondi. Non l'accettano, non l'accettano secondo me. Però se l'accettano è tanta roba. Perché in questo modo ci possiamo muovere anche diversamente. Cane! Ti voglio bene, però... Partita spostata, Leicester Chelsea... E no! Perché così tanto? Ma non è tutta, no, tutto l'hype rovinato. Che brutta cosa. Perché? 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 Calendario. Andiamo sul calendario. Aspettate un attimo. C'è una pausa clamorosa quindi adesso. Tra l'altro ci ha messo una settimana molto delicata. Giocheremo con l'Atletico Madrid comunque agli ottavi di Champions. Ragazzi, sapete qual è la cosa figa? Che intanto io qua ho i fan qua davanti. Rudy, sai che è successo? Quella col Chelsea me l'hanno posticipata a febbraio. Ci hanno sabotato, quindi noi abbiamo tipo due settimane di pausa. Poi il Southampton e il Burnley in Premier. Ma sai quella cosa fighissima? Ciao ragazzi. Sai quella cosa figa, Rudy? Che almeno posso fare tutto il montaggio figo col Chelsea. Fantastico, quindi l'ho detto anche a voi. Comunque, prova a prendere... Mensa in prestito, via Rugani, ok, mi è tornato. Dove è andato? Ah, non c'è l'audio, vabbè, è tornato. Meglio se a gennaio giochiamo meno. Cioè, io guardo il telefono là, mi stanno riprendendo, è Inception, ragazzi. Offerte di mercato per quello Astemio e Benalwan. Allora, quello Astemio, no, per una questione di difesa abbiamo detto no, quindi rifiuta. Prendi Belotti, i Frocioni Bella, oh c'è Yas! Sì! Un bacione Bomber, mo torna pure Rudy, non ti preoccupa. Watford 2 milioni, Benalwan 4 milioni. Dai, guarda, si sente! 4 milioni... Abbiamo Fuchs. Fuchs, attenzione, Southampton, che tra l'altro sarà il nostro prossimo avversario. Secondo me l'hanno alzata di poco perché non potevano offrire di più. Però io resto del mio. Il mio parere, almeno 4 e 8 facciamo. Giocatore venduto. Ora la domanda è chi ha venduto? Chi ha venduto? Schmeichel! Schmeichel al Chelsea, signori! Kasper Schmeichel diventa il nuovo portiere del Chelsea. Allora, io ti aspetto comunque che rientri, così valutiamo varie situazioni. Perché ricordiamo che dobbiamo prendere un difensore. Hernandez, attenzione, Luis Hernandez, che è l'altro difensore che noi teniamo come terzo teoricamente. La Sampdoria mi aveva offerto 8 milioni, ho fatto una controfferta di 20, sono arrivati a 14. Io provo 16, però Hernandez effettivamente si può cedere se poi prendiamo qualcun altro. Comunque abbiamo preso 30 milioni da Schmeichel. E loro tornano, tanto li sto sentendo che sono qui. Ecco, li sto anche vedendo, Rudy che entra con una siffatta audacia. Io avevo pensato di prendere un secondo portiere in prestito, magari con diritto di riscatto, e prendere un gran bel portiere e scambiando anche Zile. Quindi non so cosa ne pensate voi. Lui già si è espresso, fai giocare Zile è forte. Loro pensano che Zile è abbastanza forte da giocare, io non lo so, se vuoi dare fiducia va bene. Io intanto vedrei un giocatore da prendere comunque in prestito perché il secondo ti serve. Sì, sì, sicuramente sì, sicuramente sì. Abbiamo tipo un secondo portiere, ma tipo dovrebbe essere un quinto portiere. Quindi. Però proponi portiere. Cioè, chi possiamo. Adesso magari andiamo un attimo su Dragoschi, sicuramente. Dragoschi sarebbe un ritorno importante. Sicuramente un portiere molto molto forte. Fuchs sì. 4 e 8 hanno accettato bene. Perfetto. Poi il City
Non lo vogliono dare. Perché è arrivato di recente. È arrivato di recente, ragazzi. La Sampdoria. Perin, c'è stato uno che si è accanito e scrive solo Perin. La Germania, che però io andrò a rifiutare, perché io accetto solamente l'Italia. Giusto. Ma la Germania comunque significa, cioè, che non è che ci ha girando il nome. Il Burundi, capito? Sta girando il nome. Già se non sbaglio era arrivata anche l'Argentina poi da un po'. Kiko Casilla. Watford, offerta per Beraluan. Ok, hanno accettato anche loro. Siamo la Lasca si può prendere? 10 milioni di scatto. Quindi prestito per 10. Ok. Giocatore venduto, Fuchs è passato al Southampton. La Samp. Ok, la Samp, vedi che avevo pronosticato però, La Samp l'ha fatto veramente. Quindi. Ragazzi. Accettiamo Luis Hernandez? Alla Samp per 14 milioni? Se ci stanno 10 sì, Federico mi lecca la guancia. Oh! Raga, 10 sì! Dai, no, serio, torniamo qua, lo cazzeggiamo. 14 milioni, secondo me ci può stare. Raga, mi salutate per favore, ciao Manuel. Tanto, voglio dire, l'alternativa era 16. 2 milioni a lui non cambiano la vita. Allora, giocatore venduto Hernandez alla Samp. Partita spostata di 10 giorni addirittura. Ci hanno accorciato. Del mese. Ah, no, del mese. Cioè, un botto di partita, ma non giochiamo a gennaio. Non giochiamo mai. Esatto. Non giochiamo mai a gennaio. Vabbè, va avanti. Premio torneo, questa di nuovo, cioè già ce l'hanno dato. Giocatore venduto Benaluan al Watford. Ah, per 4 milioni. Allora, Andreoschi, non sono ancora convinti. Vabbè, le faremo sapere. Ci stanno a pensare, le faremo sapere. Che ti rispondono di sì. Però, dobbiamo prendere un difensore adesso. Abbiamo dato via. Quanti soldi abbiamo? Date una sveglia. Con l'Arsenal. Date una sveglia. Con l'Arsenal giochiamo. Allora, vediamo un attimo le partite di gennaio al volo. Arsenal Burnley, va bene, ci può stare. Giochiamo l'Arsenal 0-0 in campionato, la seconda giornata. Per me mi ricordo tutti i risultati vecchi. Allora, un difensore centrale. A questo punto puntiamo Zuma. A questo punto puntiamo, è bello. Devi scegliere. Cioè, chi vuole Nkudu? Nkudu? Scegliete voi. Cioè, a chi piace Nkudu? A me sinceramente non piace. Io Koulibaly vedo un po', vedo un po'. Ah, Koulibaly è vero Koulibaly, intanto Dragoschi hanno accettato, perfetto, abbiamo in prestito Dragoschi. Secondo portiere e anche come riscatto, quindi secondo portiere preso ce l'abbiamo, perché comunque riscatto per la prossima stagione. Poi vediamo i centrali, avevo cercato anche Subotic. Ma Pellegrini come sesto a centrocampo? Dipende quanto dobbiamo spendere per Pellegrini. Anche lui un prestito con diritto di riscatto, cioè. Ma c'è chiusa, che è successo? Questa qui? Ah sì, questa qui mi sa che sì, perché non avevo poi più i soldi e quindi non l'ho più cercato. Quindi si può fare, nel senso, giocatore importante, ok. 22 anni, 1,89 m, no, 87. Però è fortissimo. Vabbè, non è male, eh. 79, non 78, è male. 80. E comunque potrebbe essere, noi guardiamolo, io cerco di guardare il mercato dal punto di vista tuo alla fine. Cioè, il nostro punto di vista è questo. Giocatori che comunque sono papabili. Lindelof penso sia papabile, certo, per il Leicester. Ben figa. Palpabile. Sia palpabile anche. Ha accettato lui. Saluta Death Kira. Saluta. Siamo a 4,30. Ma saluti Death Kira. Ciao Death Kira. Oh, abbiamo preso Pellegrini. Abbiamo preso Pellegrini. Il sesto che può essere il centrocampista che si inserisce proprio a partire in corso per fare la differenza. Adesso andiamo a vedere Koulibaly quanto hanno chiesto. Andiamo a vedere Linson 34. Lindelof, quindi è prendibilissimo. Il Chelsea intanto accetta Zuma. E il Napoli accetta Koulibaly. Avevo detto, 25 milioni. Io avevo già detto già. Detto questo, tu porta un attimo avanti perché io vado al bagno. Perfetto, Federico allora, non ci sarà, attimo, quindi noi un attimo al bagno, non fare cose eclatanti. Ah, sì, se no, se no. Se scelte la pare, aspetta. Non hai capito, io dovevo giocare la prima partita. No, buono, buono. A few moments later. Non ti puoi girare? Non ti puoi girare? Ok, ti puoi girare. Perfetto, siamo in live. Ok, siamo in live. Siamo in live. Edmilson Junior. Chi? Edmilson Junior. Sto. La. Ma che stai a dici? Ma vaffanculo, ha tradito! Allora, signori, quanto siamo di live? 2 ore e 17, penso. Ma tu ci hai pensato alla difesa a 3? Certo, quando sanno questi giocatori ci pensi sia alla difesa a 3. Perché se arrivano questi giocatori puoi pensare alla difesa a 3 e fare un 3-4-1-2. Il problema della difesa a 3 è che ti ruba un centrocampista. Mi metto un po' io qua. Ti ruba un centrocampista e solo il tanto. A meno che a quel punto non togli un trequartista e fai 3-4-3. No, un 3-5-2. Certo. Ha rifiutato ancora Koulibaly, ha accettato Vidal, bravo. Vidal, incredibile. Che trattativa mi stai facendo? Edmilson Junior, incredibile. Iannaccio. Iannaccio, incredibile. Ah, Iannaccio pure, forse. Loftus-Cheek. Cioè, questa è la Salernitana. Ma ha comprato la Salernitana, raga. No, vabbè, dai, adesso, seriamente, che ci dopo questi giocatori? Sì, guarda quanto ho chiuso, poi dopo vedi, cioè, decidi te, ma che... Cioè, 8 milioni. Ma che, ti di scatto o acquisto? Acquisto, sì. Te posso dire una cosa? Sì. Possiamo prendere Villalba. Però a quel punto
ti passa la difesa a 3. Certo, 3-4-3. E a quel punto, cioè, bravissimo, 3-4-3 o comunque 3-5-2 o 3-4-3-4-1-2, Villalba si prende. Giusto, incredibile, perché... ragazzi! Hector Villalba è il nuovo giocatore del... Incredibile, Villalba l'ha portato a casa alla fine. Poi Zuma aspetta ancora. Abbiamo fatto casa... Un po' mi dispiace aver preso Villalba, ragazzi, perché... Non so, è suo no, Villalba. Sì, lo sto più a prendere. Sono due anni. Lo so, però comunque... Guarda le caratteristiche. È un giocatore che ti ricorda stare la Madonna. 94 accelerazione, 97 scappa. È la Madonna. Allora, vediamo se arriva un difensore prima della partita contro l'Arsenal. Koulibaly continua a dir di no. E per prendere Koulibaly vuol dire che dobbiamo offrire un patrimonio. C'è Zuma in attesa. Intanto magari prendiamo Zuma, che dici? Perché sì, Koulibaly... Ragazzi, non è che stiamo parlando di della differenza tra un campione e una pippa. Stiamo parlando di Zuma. Cioè, Zuma è un grandissimo giocatore. Quindi magari comunque potremmo andare a prendere Zuma, che altrimenti poi rischiamo di non prenderlo e veniamo beffati. Resterebbero 12 milioni con i quali comunque possiamo acquistare Lindelof. E a quel ma punto... davanti non vuoi fare nessun cambiamento. Quindi. Guarda, davanti siamo messi bene con tutti i moduli che abbiamo. E allora ci sta. Quindi ci sta così. Dal King Power Stadium di Leicester è il quarto turno dell'Emirates FA Cup. Le Foxes contro l'Arsenal. Buon pomeriggio da Federico Marconi. E Ludi Zlatan. Buonasera. Questo è un partitone, questo è Leicester, dunque formazione che vediamo, che l'abbiamo insomma commentata fino adesso, quindi sarebbe inutile ripeterla, più che altro leggiamo l'Arsenal prima di cominciare, in modo da aver ben chiare le idee sullo schieramento tattico. C'è tanta curiosità anche per vedere Ziller, come si comporterà. Si comincia col nuovo modulo per il Leicester, con tanti nuovi arrivi, con tanta voglia di far bene, 2-2 in questo episodio, non c'è 2 senza 3, speriamo bene. Se riesco a finire il concetto, dicevo che probabilmente la chiave è la velocità degli attaccanti sia di una squadra che dell'altra, perché i difensori di entrambe le squadre sono abbastanza lenti. Palla dentro per Vardy, splendida, Cemilotta, la gira col sinistro, paro! Di Vardy, che occasione! E la prima occasione è arrivata proprio qui, su un inserimento da parte di Vardy. I giocatori dell'Arsenal sono lenti, soprattutto Mertesacker, quindi può essere imbucato da dietro. Sta giocando una gran partita, ma un'altra cosa che volevo dire è che secondo me la chiave dell'Arsenal in questo momento potrebbe essere Alexis Sanchez, quindi state molto attenti al numero 7 perché quando prende palla... Eccolo qui infatti, scusa se ti ho interrotto, palla dentro, chiude Morgan che poi sbaglia la palla per Chamberlain al primo tiro in porta, l'Arsenal in vantaggio. Lo avevamo detto, tutto quello che avevamo detto si è verificato, al contrario, perché proprio Sanchez ha preso palla, ha innescato l'azione di Welbeck che ha servito Chamberlain. Palo, un bacio. Niente. È un peccato, però non si deve abbattere il Leicester, gioca in casa, ha la possibilità. Grande intanto Quaid 09 che dice non l'ho presa, cazzo, niente Vardy primo marcatore. Dai ragazzi, commentiamo fede, voglio 150 tifosi, tifosi, tutti che dicono dai fede ripiamola, perché sta partita non è a fine, abbiamo Villalba in panchina. Te segna Tielemans, dai, infatti io la terrei così per il momento, perché Leicester gioca bene, una sbavatura è costata un gol, bisogna essere più cattivi, Leicester ha colpito un palo, loro anche ma interno. Dobbiamo cercare più l'imbucata per Jamie Vardy, perché abbiamo visto Mertesacker che è molto in difficoltà quando il pallone gli viene messo nello spazio, alle spalle, e quindi dobbiamo cercare di sfruttare questa situazione, magari anche allargando il gioco nel proseguire della partita, perché abbiamo tanti esterni, e abbiamo una punta di peso come Slimani. Diciamo. Dai Fede, non vogliamo. Dai Leicester. E adesso tocca il suo primo pallone in maglia Leicester. Keita. Gli porta a spasso qualche avversario. Poi appoggia Vardy. C'è anche Musa che si muove centralmente. Musa, torna da Drinkwater. Destro! Check! Maledizione! Che bella azione dell'Leicester! Che bella azione delle Foxes! E rivediamo qui la diretta. Mamma mia! Che bello che sarebbe stato Rudy. Dai. 84. Parte Keita. Colpo di testa di Zuma. La palla resta lì. Zuma, no. Diretta con Zuma. No. Che non è vero. Non è vero. Poi Keita la rimette in mezzo verso Drinkwater. Drinkwater la palla resta lì. Staccando Villalba. Attenzione. Villalba sul mancino. Villalba deviazione. Calcio d'angolo. Ma perché? Perché? È andata a due passi Zuma. Doveva solo fare gol. Sempre queste situazioni. Ora Musa. Ma no! Calcio di rigore! Lo calcia Villalba! Lo vogliamo! Calcio di rigore! Dai, calcio! Lì.
personalità! Che si presenta così! Ha spiazzato il portiere! Si presenta così! Che spiazza il portiere! La pareggia in Leicester all'87esimo! Guarda come lo guarda fino alla fine, poi lo spiazza, incredibile! Hector! Attenzione a Walcott! È passato Walcott! Il cross! Morgan! Alla Cannavaro! E finisce così! Finisce qui! Almeno si va nel play! Quindi, ovviamente, era sfida secca. Solo in caso di vittoria di Madrid 2. Adesso è replay. Ah, per questo è replay. E sì, allora, è partita la partita. La porta bene, si mette così. Da qui lo cerchiamo, Slimani. No, Slimani. Slimani è posizione impossibile. Calcio, calcio di rigore. Rigore. Calcio di rigore per il Leicester. Calcio di rigore incredibile. Da Monte fa fallo. E allora Vardy. Vediamo quanto sta. Vardy! Non sbaglia! Al centro della porta, Jamie Vardy! Col dub! Fa 1-0 Leicester, al quarto d'ora. Intanto ragazzi, colgo l'occasione per aggiornarvi su una cosa che magari voi non siete informati tanto sui social. Federico Marconi sarà presente insieme a molti altri youtuber il 17 dicembre a Planet. Scusa se ti interrompo! Fuori gioco, vai, vai! Gol, è gol, è gol! Ha portato sfiga! È gol! Visto? È gol! Allora, lo dici dopo, a fine episodio ne parliamo. E il pareggio del Barley? Sì, mi sono distratto un attimo, effettivamente. Oddio, al limite proprio questa posizione. Ziller... Non può parlare. Ziller, che dici qui? Ma Ziller, sai, sta uscendo, uno contro uno, puoi prendere gol senza avere colpo. Ecco che mancava Lindelof. Che se ci fate pensavo caso, Federico ha solo 4 difensori, quindi un solo sostituto. E allora attenzione, infatti per questo volevo prendere Lindelof, ma attenzione al cross in mezzo, no! Perché sei un coglione però. È un coglione. Sono due ore che sta guardando là, pensi che qua. Pensa a Cristo giocare. Dai ragazzi, sosteneteci. E allora mi dica la bandierina. Il cross secondo palo. Musa sulla linea l'intervento. Poi insiste il Leicester. E adesso dai. È il momento di Vialba tra poco. Da lì. Mendy dentro. È andato Mendy, c'è ancora Musa che arriva. Musa! L'ha presa Ayton, perché a noi ci fanno i miracoli? Ma che è vero? Solo a noi ci fanno i miracoli. Questa è la peggior difesa del campionato, c'hanno Neuer in porta oggi. Andare. Lascia il pallone lì, poi se lo riprende, si è automandato Vialba. Che può correre, deve correre, va da solo e fa benissimo da solo. Poi al centro c'è Capucca che arriva. Vialba la mette Ayton. No, non è possibile. Junuzovic vuole andare, poi guarda Vialba, lo serve bene, Vialba in rigore, è passato Vialba, dentro il pallone, la porta è vuota, la porta è vuota, ha preso pure testa Ayton, poi lotta Slimani che insiste ancora, Slimani fino in fondo, dietro, Vialba, chiuso. Con la vittoria, inizio episodio, intanto palla per Odegaard, in rigore, Odegaard, no! Che cazzo! Vabbè, finisce qui, da questa dobbiamo perderla perché il loro portiere non è legale. Va bene ragazzi, non fa niente, dai, abbiamo capito, ogni tanto deve succedere. Finisce 2-1 per il Burnley, che hanno fatto la partita della vita per restare in Premier League. Sicuramente erano l'ultima in classifica, adesso hanno guadagnato 3 punti inutili perché poi retrocedono comunque. Insomma, se siete tifosi della Roma, lo sapete, no? La Roma spesso queste partite le ha regalate. Però comunque non fa niente, dai, è stata comunque una bella live. Ci siamo divertiti, abbiamo fatto tante cose. E adesso, soprattutto, cosa molto importante, la voglio sottolineare. Abbiamo trovato una bella squadra, adesso il mercato è stato molto importante, dal prossimo episodio con una concentrazione a 1000 dobbiamo, non dico vincerle tutte, ma quasi, e era importante vincere questa anche dal punto di vista del morale e dell'autostima, perché comunque hai vinto 2 partite di fila, una tra l'altro in Premier League in questo episodio, e quindi ovviamente era importante dare continuità a quel risultato, fare 2 di fila in Premier. Febbraio sarà un mese che non ci regalerà nulla, perché giocheremo contro il Manchester per quanto riguarda la Premier. Contro l'Arsenal per quanto riguarda il ritorno, il replay della sfida di FA Cup. Poi lo Swansea che teoricamente l'abbiamo battuto l'andata 3-0, giochiamo fuori casa ma dobbiamo vincere. E poi signori, la partita che chiuderà l'episodio, ma quella non dico che l'abbiamo già vinta, ma bisogna ragionare in quel modo perché li dobbiamo ammazzare, sarà contro il Chelsea. Poi come vedete altri 2 scontri molto importanti, prima il Southampton, all'andata l'abbiamo battuti, poi la Champions e poi il Liverpool. E che dire ragazzi, questo è febbraio, i prossimi 2 episodi lo completeranno Rudy.
Siamo arrivati alla fine, sì, ragazzi. Io ci sono rimasto molto male per come è andata l'ultima partita. Anch'io, però... purtroppo ne ho visto di peggio in questa carriera. Però quindi... sono fiducioso perché abbiamo trovato quelle situazioni lì, ecco, che possono andare bene. Adesso noi ci va a mangiare la pizza. Esatto. Con molta enfasi, signori. Tutti e tre siamo qui. Allora, qui sotto in descrizione, adesso non so, però comunque vi lascio, l'aggiungo adesso semmai. Vabbè, i miei social, il canale di Rudy, la pagina Facebook di Lollo. Noi ci becchiamo ai prossimi video, martedì, il prossimo episodio, iscriviti al canale, bella. Bella, bacione, ragazzi. Bacione, la sciarpa del Leicester.